Vediamo anche quest'altra animazione virtuale, aspirazione. Poi abbiamo la compressione, lo scoppio, la spinta e l'espulsione dei gas di scarico. Ognuno di questi movimenti si chiama stroke. Vediamo adesso quindi, qui c'è la compressione, l'accensione della miscela con la scintilla, la spinta e l'espulsione dei gas di scarico. Anche qua possiamo analizzare il dettaglio ciascuna fase, ingresso della miscela, compressione, esplosione, spinta, scarico. Stroke 1, movimento 1, si apre la valvola di ingresso, entra la miscela, questa è la fase di intake, aspirazione della miscela aria-benzina. Dopodiché, ecco, si chiama intake stroke, le due valve sono, cioè una aperta e una chiusa, ora sono tutte e due chiuse perché c'è la fase di compressione, stroke 2, compression stroke. Dopodiché c'è l'accensione grazie alla scintilla fornita dallo spinterogeno, quindi c'è la fase di spinta, combustion stroke o anche power stroke quando viene spinto giù il pistone e poi c'è l'exhaust stroke, la fase di scarico, si apre la valvola di scarico a destra e i gas bruciati, esausti escono, fase 4. Qui fa vedere di nuovo i quattro movimenti, 1, 2, 3 e 4, dopodiché ricomincia il ciclo. 1, 2, 3 e 4.